11 febbraio 2016, dopo 7 mesi di inattività sportiva, ricomincio oggi a correre. L'idea è quella di stare fuori circa 40 minuti, alternando passeggiata a corsa veloce. Questo perché appunto è molto tempo che non faccio attività sportiva e quindi vorrei evitare di farmi trovare stesa alla selva di Castelfidardo. E corro, perché corro? Per 3 motivi sostanziali. E il primo, vi faccio vedere anche un po' dove sto, e essenzialmente corro perché il mio corpo si ricorda esattamente come stavo l'anno scorso e quando ho iniziato a correre. Avevo una sensazione generale di benessere, proprio benessere mentale, benessere fisico, mi sentivo molto meglio. Arrivavo da un periodo pesante e la corsa mi ha liberato veramente e la mente e il corpo da alcune forze negative. E niente, poi corro perché lavoro meglio dopo che corro, e il mio lavoro è creativo, e poi ve ne parlo più avanti. È un lavoro in cui ci si deve inventare ogni giorno e la mente è creativa quando è libera da stress, e lo sport è un antistress, anche se ci sono altri stress. E poi inizio oggi a correre perché, faccio vedere anche dove sono, vabbè, questa era meglio di no. Poi comincio a correre anche perché ho visto un paio di chiletti, forse 3 in più rispetto all'anno scorso, e quindi mi preparo sempre un pochettino per l'estate, non tanto per la prova costume ma proprio per la prova Alice versus specchio. E quando inizio a correre, cosa che faccio da un po' di anni, per 3-4 mesi l'anno, comincio anche un regime alimentare diverso, che non vuol dire sacrificio, ma ve ne parlerò più avanti. È un modo di stare a tavola con attenzione, perché per chi come me tende sempre un pochettino al chilo in più piuttosto che al chilo in meno, e pensare e ragionare su quello che si mangia è importante. Comincio oggi, ho già il fiatone, quindi non prometto bene, però c'è l'impegno, c'è la volontà, ce la metto tutta. Ciao ciao!